quando ti viene a mancare un papà, dottor Benedetto era... Ti racconto una cosa, questa la tagli poi, dai, questa la tagli perché è carina. Allora, io lavoravo con Dante Reiteri, che era proprio il tecnico del mio... Ho imparato tutto, tutta la vocalità esistente al mondo, i trucchi della vocalità, i trucchi esistenti al mondo sulla vocalità li ho imparati da Dante Reiteri, che mi aveva proprio allevato, e, con esercizi pazzeschi, tipo, non so, cioè... perché lui voleva che noi parlassimo al microfono ma proprio attaccati a 3 mm dalla membrana, che insomma era un macello, e quindi battevi in continuazione, lui non voleva, ti allenavi con mi dava degli esercizi, uno dei quali era terrificante perché era urlare davanti a una candela accesa senza farla spegnere, quindi c'era un dominio della tecnica, insomma, era una cosa, ho imparato tutto e io già lavoravo con lui, facevo le grosse parti, non il protagonista ma quasi, erano proprio gli inizi, e questa cosa, i due, il gatto e la volpe, perché alla Rai di Firenze erano i due attori, i due registi non solo più grossi della prosa radiofonica della sede, ma la sede era nazionale, cioè la prosa si faceva a Firenze, sì, qualcosa anche a Torino certamente, e poi qua e là, però insomma la sede storica della prosa, la compagnia di prosa della RAI era a Firenze, per cui erano i due più grossi esponenti certamente della prosa, anzi senza certamente, erano i due più grossi esponenti della prosa radiofonica italiana, e inventata da loro, più da credo che il dottor Benedetto lavorasse, avesse cominciato a 20 anni quando era, anzi non avesse, so per certo che ha cominciato a 20 anni quando era ancora Eyar, e quindi lui venne a sapere che c'era questo ragazzino che veniva chiamato da Dante Reiteri a fare queste cose, e allora siccome pur essendo di origine siciliana però era molto molto fiorentino, nel senso che amava molto, molto toscano, era molto amante delle zingarate, no? Degli scherzi tipo Amici miei, io ero a casa a Bologna perché con questa ragazza poi da Canaletti di Budrio finalmente arrivammo a Bologna, cioè, bueno. E a Bologna abitavo proprio sotto le due torri in una mansardina con un cane, una gattina, insomma, beh, insomma, cosa strana. E allora un bel giorno mi arriva una telefonata da Firenze, ma non era la RAI, era Umberto Benedetto in persona. Io lo conoscevo di fama, lo vedevo passare, ma non avrei mai immaginato, anche perché poi lui, sai, lui lavorava solo, poi lo sapete voi, lavorava con gli attori non solo bravi, ma anche che avevano un grosso nome nel teatro italiano. Lavorava solo con quelli, io non vedevo quasi mai lavorare con attori, erano tutti attori estremamente popolari, molto conosciuti, molto. Quindi io non mi sognavo, avevo anche un'età tale per cui non lavorerò mai con lui. Questo. Mi chiama e mi dice: Antonio Maria Magro, oddio, ho detto, chi è? Sono il dottor Umberto Benedetto. Io in quel momento mi sono sentito gelare il sangue perché ho detto: Madonna, che è successo qui? Mi chiama a casa, perché io sapevo che chiamava a casa gli attori, ma chiamava i grossi, chiamava, che ne so, chiamava Albertazzi, chiamava Gazzolo, ti posso dire, chiamava Foix, non chiamava certo me, e mi propone in un suo sceneggiato una cosa, un giorno di lavorazione, e mi dice che è una cosa molto importante, che ha saputo che io sono molto bravo, una cosa, vabbè. Io arrivo e vedevo che il suo aiuto regista, che era poi l'aiuto regista della sede, rideva e non capivo perché, tanto ero arrivato anche lievemente in ritardo. Entro nell'auditorio e erano tutti seduti attorno alla cosa, al tavolone, e quindi non avevo visto il copione, me lo danno all'ultimo momento, e io c'era scritto sopra Magro, gran sacerdote. Ho detto, ma cos'è sta roba? Gran sacerdote. E allora, gran sacerdote, ho detto, ma che diavolo è?
vado a vedere, no? Per, tanto che gli altri cominciavano a leggere, per cominciare a preparare, non vedevo niente, cioè, boh, a un certo punto vedo una piccola cosa, poi non ho potuto più perché mi guardavano tutti che stavo, allora, niente, leggo con gli altri, quando tocca a me leggerò le mie cose. A un certo punto vedo che c'è Gran Sacerdote e c'era una battuta che adesso ti dirò, tanto poi ripeto non la metterò. Ho detto non è possibile. Intanto l'aiuto regista mi guardava ed era piegato in due. Ho detto qui c'è qualcosa che non torna. Allora la battuta c'è scritto reiterandola, te la faccio breve. Cominciamo a registrare e c'erano i famosi brusianti, che erano circa 20 persone, mentre gli attori normali erano davanti ai microfoni, l'auditorio è grandissimo, l'auditorio C di Firenze è enorme. Mentre gli attori veri recitavano, io capeggiavo girando per l'auditorio una processione, ed ero il Gran Sacerdote, ero quello, certo che ero importante, no? Era quello che capeggiava la processione dicendo questa frase che mi è rimasta per la vita: Ali, Ali, Prisma Ali, Prisma Ali. Che non so cosa, e ripeteva questa, diceva Ali, Ali, Prisma Ali, Prisma Ali, e tutti in coro ripetevano questa cosa. Poi io di nuovo, Ali, Ali, Prisma. Questa cosa durava per fare 4-5 registrazioni, 4-5 ciacche. È chiaro che è evidente che avrò perso 40 minuti, cioè io per 40 minuti giravo con questi, eravamo 21 imbecilli che giravamo mentre gli attori recitavano, e questi, allora io, ma questo è pazzo, cioè. Però non l'ho presa male, perché avevo capito che c'era qualcosa che no. Io voglio dire, facevo già le cose grosse, quindi dico, ma come mi chiama il dottor Benedetto, mi chiama a casa per farmi dire, in realtà era poi, ho scoperto un piccolo scherzo, ma non a me, un piccolo grande scherzo all'attore, a uno degli attori prediletti giovani di Dante Raiteri, che mi chiamava a fare le grosse cose, dire io prendo il tuo attore che tu chiami per le cose grosse e gli faccio dire una cretinata per 40 minuti e poi lo manda a casa. E, per cui non, io poi non so, cioè, un altro momento sarei rimasto malissimo. Non rimasi male, devo dirti, anche perché poi ridevano tu, cioè non si capiva questa cosa. Poi mi chiamò invece a casa nuovamente, e la volta successiva, questo sarà un altro scherzo, invece la volta successiva io ero il protagonista di uno dei Racconti di Mezzanotte, che sono le produzioni che io amavo di più, ed era, mi ricordo ancora il titolo, perché fu Il fantasma dalla gamba di legno si chiamava, ed era il protagonista, e anche lì fu una grande emozione, perché da lì cominciò questa collaborazione, questa, e non è terminata mai, neanche adesso che non c'è più, insomma. E continuava a domandarmi, glielo dica, sapevo che si sarebbe offeso, ma lui ha insistito tanto. Io ho detto che Lillo era il più bravo, e allora, mi senti, papà? Da piccola ti chiamavo Cicala, ti ricordi? No. Perché ti chiamavi Cicala? Perché anche le cicale cantano sempre. Da quando hai scoperto le parole, nessuno ti ha potuta più fermare. Sei arrabbiato per questo? Ma no, non sono arrabbiato, amore. Ti voglio bene. Per me sei tu la più importante. Allora, perché sei di cattivo umore? Non sono di cattivo umore, Flora. Papà. Dimmi. Secondo te, avrò mai un fratellino? Come ti è venuto in mente? Così avrei anch'io da badare a qualcuno. Piero, il fratellino di Lillo, è tanto carino. Tesoro, tu lo sai che senza la mamma questo non è possibile. Mamma purtroppo non c'è più. Lo so, ma c'è zia Valeria. Potrebbe fare il fratellino e noi la sposiamo. Noi? Cioè, tu... Ma allora saremo sempre insieme, capisci? Valeria è la sorella di mamma. Chi ti ha raccontato queste cose? Nessuno. Sicura? Flora, dimmi la verità. Dai, ti prometto che non mi arrabbio. E
ho sentito la nonna che parlava con zia Valeria e gli diceva di non pensare a te, che tanto tu non la vuoi sposare. È vero, papà? Beh, il fatto che zia Valeria sia la sorella di mamma non significa che debba sposarla per forza, non ti pare? Peccato.